Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic Duels Shadow over Innistrad, o Ombre su Innistrad, che in realtà mi ispira molto di più in inglese. Ho avuto casini alla connessione ai server di Magic, ma per fortuna adesso va e speriamo che regga. Quindi il problema è che non mi faceva partire la campagna, e perché non essendo online non lo faceva fare, quindi non potevo neanche registrare. Le ultime pagine del misterioso diario conducono Jace alle porte della cattedrale di Trabe, dove avverte oscuri presagi. Ma avvertono sempre tutti oscuri presagi. Il terreno è spaccato e le guglie un tempo fiere scintillanti ora appaiono ritorte e deformi. Gli abitanti e i catari di Thraben si ammassano intorno a Jace, i loro paranoici sospetti presto degenerano in violenza. Cioè sospettano e quindi lo menano di brutto. Chi sei tu? Dagli a sto brutto impostore! Boh. Vediamo un po'. Abitanti di Trabe. Poi noi siamo buoni. Ma sarà come l'altra volta. Ah, i tuoi alleati non sono sicuri che tu sia abbastanza forte. Menali di brutto. Allora, orso fantasma mi piace. Banco di nebbia mi piace. Ma non abbiamo mana. Non abbiamo mana. No. Abbiamo mana. Abbiamo un orso fantasma. Banco di nebbia. Servitore illusorio. Cosa mi piace? Pensieri assillanti non la ricordo. Guarda le prime due carte del tuo grimorio. Aggiungine una alla tua mano e le metti l'altra nel tuo cimitero. Ok, ci sta. Mantieni in mano, ovviamente, se no dobbiamo poi pescarne di meno. E giochiamo anche subito l'orso fantasma. Ci è andata bene la seconda pescata, perché avevo paura che dopo una prima così terribile l'altra sarebbe venuta tipo solo terre. Ok, mazzo almeno 50% bianco. Ah, questa è una carta bifronte. Pettegola del paese. Tappando una creatura stappata si trasforma in marmaglia esagitata. Oddio, che attacca sempre. Al costo di 2 prende più 1 più 0 alla fine del turno. Ha ragione l'affare sotto. Cioè, non crederei mai a quello che ho saputo. Le dicerie sono come scintille, se si accumulano scateneranno un incendio. Che è proprio GG, ci sta, è vero. Quindi Magic ci insegna anche una profonda morale di vita sociale. Allora, no, io farei un banco di nebbia. Sì, ok. Potevo cliccare non mostrare più. Anche come su Google Chrome o comunque sui browser, tipo, vuoi ricordare la password? Sì, mai per questo sito, oppure c'è la X per chiuderlo. Io chiudo sempre, ma in realtà non voglio mai che lo ricorda mai, che lo ricordi mai, ma mi piace che me lo chieda. No, in realtà mi dà fastidio quello. Vabbè, bloccami. No, non è stupido. Per ora è abbastanza quella carta che ha, però se si trasformasse in 2-3 che attacca ogni volta diventerebbe abbastanza assillante e preoccupante. Se almeno potessi... posso giocare il servitore illusorio, così se per caso dovesse attaccare anche forte ho qualcosa per fermarlo. Sì, attacco. Abbiamo iniziato molto bene, con delle buone carte, una buona riserva di mana, e lui non sta ancora giocando niente di Uber Power. Quindi, GG. L'inizio mi piace parecchio, quindi siamo già sopra, in vantaggio, e se lui non gioca qualcosa per riportarsi al nostro livello, possiamo dargli di brutto. Mana mietitrice, anche questo si trasforma. Quando muore, rimetti la trasformata sotto il tuo controllo. Quindi dovrei cercare di non ucciderla. Ah, quando muore però si trasforma e diventa un artefatto.
che ha più uno e diventa un umano e a minacciare. Ok, quindi però cerchiamo di non ucciderlo, non ci è indispensabile che venga ucciso. Non la tappa però, perché non può tapparla probabilmente. Cosa c'è uscito? Giochiamo l'isola qui, questo lo giocherei anche, un 2-1, ma lui mi dice di farlo dopo, ma no, io lo voglio fare adesso. Vedi che l'abilità non posso usarla, eh? No, perché devo poterla tappare. Allora, io farei che attaccare con questo, perché così lui probabilmente si evolverà quella e questo posso tenerlo dopo per ucciderlo. Dovrebbe trasformarsi in un 2-3, no? Quindi idiota, idiota, ho fatto il suo gioco. Ho fatto il suo gioco, adesso diventa l'equipaggiamento e poi metterlo su quello là e farlo diventare un 3-4 o un 4-3? 3-4, che comunque lo renderebbe immortale agli occhi di questo. Sono un po' fregato, inquisitrice militante. Oddio! Mi sono rovinato anche con questa. Porca miseria. Una carta da aggiungere alla tua mano, drago fantasma. Non posso giocarlo per ora. Attivo l'abilità. Esco una carta e scarto una carta, no. Non ora. E così quasi farei che attaccare con questo, eh. Se me lo blocca ci muore. Ah, non può perché può volare comunque. Ora probabilmente lui attaccherà. Ma si è occupato quella. Così l'ha trasformata. E l'ha equipaggia. E mi attacca! Non mi serve bloccarlo perché tanto ci morirei però delle piccole rampe. Tra l'altro quel potere può diventare fino a. È una carta che sta diventando pericolosa. Potrei anche valutare la claustrofobia. Dormire non è male, giocherei anche il drago fan. No, il drago fantasma lo gioco dopo, perché adesso un istantaneo che me lo uccide è meglio. Attaccherei con lui. Poi voglio giocare al drago fantasma e usarlo poi per bloccare quello che mi attaccherà di sicuro, in modo da ucciderlo. Gioco il drago fantasma. Lui mi attaccherà con quello e io difenderò col drago fantasma e con il banco di nebbia. Esco una carta e scarto una carta. No, non voglio. Non ora. Ok. Lo bloccherei con 1 e 1-2, anche perché avendo minacciare devo per forza bloccarlo con 2.
Evangelista Devoto, ogni qualvolta l'Evangelista Devoto o un'altra creatura entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, guadagni un punto vita. Aia, e poi se lo sacrifichi si trasforma in discepolo traviato. A me piace questo gioco che fa con i punti vita. Sapete, se questo posso ucciderlo? Sarebbe 5-5-10 e non gli basterebbero per morire. Però gli farei comunque un discreto danno. E andrei ad attaccare con tutti e tre. Tanto lui al massimo può fare 5 di danno. E che comunque adesso non farà perché non stappano durante il prossimo step del controllore. Quindi lui non potrà stapparle quelle. Folla turbolenta. Ok. Potrebbe essere molto pericolosa, ma dovremmo riuscire a concludere in questo turno. Perché ho due creature con volare che quindi non potrà fermare. Pesca tre carte. Ok, facciamo questa. Scegli una terra da stappare. Ok. Poi ho una da scartare. Scarterei questa. E no, no, è vero, prendi 3 e scarti una. Devo solo far conferma. E attiverei anche questa. Pesco una carta e scarto una quarta. E ora dovrebbe essere chiusa, perché 5-3-8, lui non può bloccarne nessuno a meno che non abbia degli incantesimi. No, non ha usato istantanei e quindi è andata. Ottimo, anche 13 minuti, è stata parecchio rapida, ma probabilmente era necessario che fosse rapida, perché altrimenti quelle carte che aveva sarebbero diventate molto più pericolose di quanto non fossero adesso. Nella cupa cattedrale di Trabant, Jace scorge una figura pallida ed esile, circondata da pergamene fluttuanti. È assorta nello studio di una delle strane formazioni distorte, ma all'improvviso alza lo sguardo, trasalendo dalle sue indagini. Si tratta della studiosa lunantropa Tamirio, autrice del misterioso diario rinvenuto da Jace. Mentre il telepate si avvicina, una lunga ombra eclissa la luce proveniente dall'alto. D'un tratto il Planeswalker viene sopraffatto da un pungente metallico odore di sangue che gli provoca il vertigine. Sembrava che fossimo arrivati quasi alla conclusione, invece avremo da picchiarci con questa donna satanata probabilmente nel prossimo episodio. Quindi io vi invito a ritornare qui sul canale per il prossimo episodio, questa stessa settimana, no, lunedì dovrebbe uscire il prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento, iscrivervi al canale se per caso non l'aveste ancora fatto. Ma chi è che non l'ha ancora fatto? Cioè, non l'hai fatto? Qui sotto, iscriviti. No, non è vero. Non costringo nessuno, ma auguro a tutti una buonissima giornata. Ciao a tutti.